Il Consorzio Humanitas ha fondato una scuola di specializzazione in psicoterapia, scuola Humanitas, e da alcuni anni invitiamo i migliori studiosi in campo internazionale che si occupino di temi riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. L'anno scorso abbiamo invitato Peter Fonaghi, Leslie Greenberg, quest'anno Patricia Crittenden. Ella è una studiosa della teoria dell'attaccamento, ha dato contributi molto importanti su questa particolarissima fase della vita che riguarda tutti noi esseri umani. Ed è una fase che in realtà è cominciata diverse centinaia di migliaia di anni fa, che riguarda l'ordine dei mammiferi. Quindi il rilievo della fase dell'attaccamento è spalmato su tutta la storia dell'umanità e anche della storia dell'evoluzione biologica. Perché una scuola di psicoterapia si interessa di questo? Si interessa di questo perché ogni intervento, vuoi di valutazione diagnostica, vuoi di intervento psicoterapeutico, deve tener conto di come si sviluppa questa particolarissima fase. Abbiamo capito sempre più chiaramente negli ultimi 100 anni, 80-100 anni, quindi soltanto da due generazioni, che il modo con il quale un bambino, da quando è neonato fino a quando diventa compiutamente adulto, viene allevato, ha lo stile educativo dei propri genitori, lo stile educativo e il clima che c'è nella propria famiglia ha una grandissima importanza nel modulare aspetti importanti della sua vita mentale, sia nel momento in cui è bambino e adolescente, sia quando poi sarà più compiutamente e definitivamente adulto. Allora, per una scuola di psicoterapia che riguarda elettivamente l'infanzia e l'adolescenza, invitare Patricia Crittenden è qualcosa ovviamente di importante. Il secondo motivo è che nell'invitare questi studiosi di caratura internazionale, il nostro intento non è solo quello di realizzare eventi di rilievo ma fini a se stessi. Ma attraverso questi eventi è nostro scopo tessere fila di rapporto, vuoi clinico e di collaborazione di ricerca, nei campi elettivi della scuola di specializzazione Humanitas. Le teorie sull'attaccamento hanno una ricaduta nel campo della psicoterapia? Sì, fino a 30 anni fa avremmo risposto non necessariamente, perché gli studi molto iniziali sono stati come dire, fondati e avviati da John Bowlby, una figura intermedia tra l'orientamento psicoanalitico e successivamente l'orientamento cognitivista, quindi una figura ponte ma anche di riunione concettuale. Scoprì il rilievo di questa fase, che gli definì appunto attachment theory. Intervennero altri studiosi, non starò a enumerarli, sono conosciuti da tutti gli studenti laureandi di psicologia. Ci si è accorti però nel volgere dei decenni che l'importanza dell'attaccamento, delle modalità dell'attaccamento, non è limitata solo alla fase di crescita. È importantissimo, certamente, ma è importante anche perché questa modalità, oggi si chiama sistema dell'attaccamento, modula i processi mentali di noi tutti, anche adulti. Quindi anche chi non è più un bambino e non è più un adolescente, come ad esempio chi vi parla,
ecco, vede modulati i suoi processi mentali, la sua memoria, i suoi processi di attenzione, la percezione delle proprie emozioni, lo scambio con altri esseri umani, sulla base delle modalità che ha sperimentato nella sua propria fase di attaccamento. Allora, in psicoterapia, questa teoresi sta assumendo una grande importanza rispetto all'intuizione iniziale di John Bowlby. Perché? Perché la psicoterapia non è soltanto, non consiste soltanto nella comprensione di sé che un paziente può avere. Non è solo autoriflessione sui propri assetti mentali. Questo c'è, ed è una sezione molto importante della psicoterapia, quella che fu inizialmente scoperta, se mi permettete l'affettuosa ironia, da nonno Freud, la famosa presa di coscienza. Questo ancora è importante, ma stiamo comprendendo sempre di più che nella interazione di una psicoterapia, terapeuta e paziente modulano i propri processi mentali, proprio per le vestigia dell'attaccamento. E dunque comprendere più a fondo la teoresi dell'attaccamento e avvalersene per modulare quella che in gergo chiamiamo la relazione terapeutica è essenziale. Quali che siano gli orientamenti, psicoanalitico, cognitivista, terapia familiare, comportamentista, il clinico deve conoscere le modalità migliori per modulare gli stati mentali del proprio paziente, per valutare quando è il caso di esplorare alcune aree o no, quando è il tempo giusto e qual è la modalità giusta. Quindi la teoresi dell'attaccamento sta diventando, se non è già diventata, uno dei nuclei cardinali della psicoterapia, sia infantile ma anche degli adulti.